La famosa cantante argentina Ximena Barón è a casa di una sua amica. In questa breve clip catturata dalle videocamere di sorveglianza accade qualcosa di davvero strano e misterioso. Le due sono amiche strettissime e in 5 anni di amicizia non era mai successo niente di simile in quella casa. Stando a quanto racconta lei, era semplicemente seduta nel giardino esterno quando ad un certo punto ha sentito come se qualcuno le avesse toccato la spalla. Dal video vediamo che improvvisamente si alza e guarda dietro di lei per vedere chi fosse, ma non c'era nessuno lì. Tutto questo non sembra essere chissà quanto strano o misterioso, ma se guardiamo il video più attentamente, possiamo notare un dettaglio davvero particolare. Dopo aver visto il video registrato dalla videocamera, Ximena si è estremamente spaventata. Se zoomiamo parecchio le riprese, possiamo vedere la forma di alcune dita che quasi appaiono sulla sua spalla. E appena le vediamo in video, lei si alza di scatto. È come se la sensazione che aveva avuto si fosse realmente materializzata, come se qualcuno davvero l'avesse toccata. Per questo molte persone credono che qualcosa in effetti fosse lì e l'avesse toccata. Ma voi cosa pensate? Si tratta di un'entità paranormale oppure qualcos'altro? Fatemi sapere le vostre teorie e riflessioni. Ho trovato un ragazzo su TikTok che ha raccontato la sua storia e la storia della casa in cui vive. Sono successe davvero cose spaventose e particolari. Siete pronti? I video che state per vedere arrivano da questo account su TikTok. Il suo proprietario si chiama Daniel Thompson, un ragazzo che vive insieme a sua madre. La casa in cui vivono però è piuttosto particolare. Si tratta di un'abitazione a 3 piani piena di oggetti di antiquariato. Guardando alcuni di questi oggetti possiamo renderci conto di quanto siano inquietanti. Voi vivreste in una casa del genere? Io sicuramente no. Ma comunque alla madre di Daniel piacciono moltissimo. Pensate che sin da quando suo figlio era piccolo aveva iniziato a collezionare ogni tipo di oggetto di antiquariato. Infatti in questa casa possiamo trovare vari manufatti costosi, ma anche piccoli oggetti da collezione. Entrare in quella casa è come andare indietro nel tempo, ma per quanto affascinante possa essere, c'è sicuramente qualcosa che non va. Tra tutti quanti gli oggetti ce ne sono 2 in particolare che spaventano Daniel a morte. Una bambola di porcellana posizionata proprio all'entrata della casa è una casa delle bambole. Per qualche motivo questi 2 oggetti lo fanno sentire estremamente a disagio. Gli provocano come una sensazione di inquietudine che non riesce a spiegare. Secondo quanto dice Daniel, la casa delle bambole in particolare fa una cosa davvero strana. Sentite. I don't know how to explain it. The only thing I can say that has happened with it is sometimes when I walk by, or like I go, the bathroom's back there, and I walk through and I hear like tapping coming from this room. It's like I know it's coming from like this room, and so I come in here and then it usually stops, except for like maybe 3 nights ago, like the tapping kept happening, and I came over and I was trying to figure out like where it was coming from, but it was coming from this dollhouse and I don't know where, and it hasn't done it since. Daniel crede che il picchiettio arrivi dall'interno della casetta. Spiega che è come se qualcuno bussasse da qualche parte proprio lì dentro. Per questo decide di installare una videocamera di sorveglianza che riprende l'interno. In questo modo può vedere se capita ancora e spera anche di individuare la fonte di quel rumore. Ma un giorno, passando vicino a quella stanza, succede una cosa decisamente inquietante. È notte fonda e Daniel riprende queste immagini.
this coming from? It's like knocking at the door. Hello? Il rumore di qualcuno che bussa è spaventosamente chiaro e vicino, ma Daniel non riesce ad individuarne la fonte e anche i 3 colpi che si sentono da quella piccola porta non hanno spiegazione. Non può essere stato lui perché dalla posizione in cui era non sarebbe riuscito a toccare la porta dall'altra parte e quando la apre dall'altro lato non c'è nulla. Daniel quindi non riesce a darsi una spiegazione razionale e decide di continuare a riprendere la casa delle bambole con la videocamera di sorveglianza. Ma solo il giorno dopo succede una cosa che lo terrorizza nel profondo. The many figurines are moving. Sembra come se qualcuno o qualcosa stesse giocando con quegli oggetti in miniatura, ma in questo caso credo sia una scenetta facilmente ricostruibile, quindi potrebbe essere falso. Ma nonostante questo, Daniel dice di essere ora più spaventato che mai e inizia a credere che sua madre, collezionando vari oggetti antichi, abbia per sbaglio portato a casa qualcosa di maledetto o infestato. Crede quindi che la casa delle bambole sia uno di questi oggetti. Pensate sia possibile? Io non ne sono del tutto convinto, ma se pensate che sia finita qui, vi sbagliate. 2 giorni dopo le ultime riprese succede qualcos'altro che lascia Daniel davvero terrorizzato. Sono le 2:30 del mattino e le videocamere di sorveglianza all'interno della casa registrano questo. I swore I saw the doll blinking. Had to take a closer look. Si può sentire bussare alla porta, ma la videocamera all'esterno mostra che non c'è assolutamente nessuno all'entrata. La cosa davvero strana è il numero di colpi che vengono dati alla porta. Sono sempre 3. Lo stesso numero che abbiamo sentito nella piccola porta della casa delle bambole. Daniel ha paura che quella casetta c'entri qualcosa. Pensa come che sia lei la responsabile della vicenda inquietante avvenuta quella notte. Quindi decide di spostare la casetta in garage, dove erano già presenti altri oggetti piuttosto inquietanti. Continua a riprenderla nel caso in cui il bussare continui,
Se fosse continuato, allora sarebbe stata la prova che la fonte del rumore era per forza la casetta e non qualcos'altro nella stanza. Per qualche giorno, però, non succede niente. Il video successivo, infatti, è semplicemente una ripresa del posto in cui lavora. Sembra che qualsiasi cosa fosse successa si fosse anche fermata. Ma poche ore dopo la pubblicazione di questo video, Daniel riceve un messaggio da sua madre. Questa gli ha inviato il video della videocamera di sorveglianza che si trova in salotto. Daniel, prontamente, lo ha pubblicato. Possiamo vedere sua madre tranquilla sul divano che guarda la TV, quando improvvisamente... Si possono proprio sentire dei passi. Come se qualcuno a piedi nudi si fosse avvicinato alla madre di Daniel. Lei ovviamente si spaventa, è confusa. Si alza di scatto e quando vede che non c'è nessuno rimane lì, in piedi, a farsi domande. Da questo momento sia la donna che il figlio si convincono del fatto che in quella casa non sono soli. E infatti il giorno dopo arriva un'ulteriore conferma. Daniel guarda il video registrato dalla videocamera in garage e nota qualcosa di strano. Intorno allo stesso momento in cui in salotto sua madre sentiva dei passi, in garage succedeva questo. Nonostante sia un episodio decisamente inquietante, alcune persone hanno fatto notare che potrebbe trattarsi di un malfunzionamento. Hanno ipotizzato che la bambola avesse delle parti meccaniche, ma nel video successivo Daniel mostra che al suo interno la bambola è vuota. Quindi la clip registrata poco tempo prima diventa ancora più inquietante. Secondo voi cosa sta succedendo a casa di Daniel e sua madre? Nei giorni successivi non è successo niente di significativo, ma il ragazzo ha fatto vedere che ha tolto dal garage la casetta e la bambola che chiudeva e apriva gli occhi. Li ha rimessi nella vecchia stanza di sua sorella e ha anche detto che crede che sia arrivato il momento di chiamare un medium o qualcuno che sa come gestire gli oggetti infestati o maledetti. Tutto questo lo ha condiviso il 19 marzo e da allora non abbiamo più avuto alcun aggiornamento. Come sempre sarete voi a decidere se tutto questo può essere vero. O se invece ci possano essere delle spiegazioni razionali. E non vedo l'ora di sapere le vostre opinioni. Il video che state per vedere è stato registrato da un certo Jonathan, che l'ha caricato sul suo canale YouTube. Non abbiamo molte informazioni riguardo alla vicenda, ma le riprese parlano chiaro. Stava succedendo qualcosa di agghiacciante dentro quella fabbrica. Nella descrizione del video l'uomo scrive... Nel mio turno di notte ho sentito degli strani rumori, insoliti. Ho preso il mio cellulare e sono riuscito a catturare l'incontro con questa presenza. Scalera caída. Pucha. Qui non c'è nessuno. ¿Quién anda ahí? Todo está acá. No hay nadie. Esto está raro. Muy raro. Escuché como si alguien caminara acá arriba. Puta abajo. ¿Quién es ahí? Jonathan dice che la scala prima era dritta, non era per terra. Quindi, dato che sarebbe dovuto essere da solo in fabbrica, chi o cosa l'ha buttata giù? Pochi istanti dopo, questa sua domanda sembra trovare un'inquietante risposta. ¿Quién es ahí?
No te tengo miedo. Hijo de puta. No te tengo miedo. Hijo de puta. Se siente un ambiente pesado. Un ambiente pesado, no puedo ni respirar bien. A questo punto Jonathan è decisamente spaventato. Ha visto con i suoi occhi non uno, ma ben due oggetti cadere senza una spiegazione. Inizia ad avvertire una strana atmosfera, sente come se ci fosse una pressione maggiore, ma decide comunque di controllare il piano di sotto, dove sono caduti quegli oggetti. Las cosas que se cayeron, la loción, sea lo que sea, no te tengo miedo, para nada te tengo miedo. Non c'era nulla e nessuno. Ora immaginate di essere in lui. Siete in una fabbrica da qualche parte, di notte, e in teoria siete gli unici ad essere lì dentro. Sentite strani rumori e poi vedete questo con i vostri occhi. L'atmosfera della fabbrica diventa cupa e disturbante, e lo possiamo anche vedere dal video. Non so voi, ma io non vorrei mai trovarmi in una situazione del genere. Nonostante tutto, però, come al solito, dobbiamo fare delle riflessioni. Credete che quello a cui ha assistito sia stato un fenomeno paranormale? Oppure magari ci sono altre spiegazioni? Io ho pensato che magari qualche suo collega del turno diurno abbia deciso di fargli uno scherzo molto ben architettato, magari piazzando fili invisibili legati a quegli oggetti e facendoli muovere a comando in qualche modo, ma sarebbe davvero difficile da realizzare. Per cui non lo so, forse questa volta è davvero più plausibile una presenza paranormale. Ma come sempre, fatemi sapere anche le vostre idee e opinioni. Detto questo, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.